Attenti! Ancora una volta siamo riuniti per commemorare una giornata la cui memoria non deve venire meno. Celebriamo oggi il 67° anniversario della liberazione italiana ed essere qui e dire di poter essere liberi è un segno di grande responsabilità, di impegno, oltre che di onore. La maggior parte di voi, compreso il sottoscritto, è nato quando i padri costituenti avevano già saggiamente inserito l'espressione democrazia al primo articolo della nostra Costituzione. Solo i più anziani hanno provato cosa significasse veramente perdere la propria libertà, la propria dignità. Solo loro hanno un ricordo diretto del totalitarismo, dell'occupazione straniera, della guerra per la liberazione della nostra patria. La storia è una grande maestra, non mente mai, ma soprattutto insegna che le più grandi conquiste sono sempre state pagate nella maniera più crudele e con la rinuncia più grande. Il patrimonio politico, sociale e spirituale di cui oggi disponiamo è retaggio del sacrificio e dell'orgoglio dei nostri patrioti, che si sono battuti e sacrificati per il riscatto e la rinascita dell'Italia. A loro dovrà sempre andare la nostra ammirazione, la nostra gratitudine, la nostra riconoscenza. E da tutti i caduti vanno le nostre preghiere, perché nella morte non ci sono più divise. In questa nostra società, che ormai idealizza astrattamente il concetto di democrazia, l'uomo recita una parte fondamentale. Questo lo può fare perché ognuno è libero di scegliere. È libero di scegliere perché qualcuno ha fatto in modo che i propri figli e le generazioni future fossero liberi da qualsiasi vincolo oppressivo. Non è conquista da poco. La determinazione di chi ha combattuto esercito, regolare, forze partigiane e forze alleate ci ha regalato una nazione nuova, ha permesso alle generazioni successive di vivere nella pace e nel progresso, ha riunificato l'Italia e gettato le basi per lo sviluppo della convivenza civile rappresentata dai valori fondamentali iscritti nella Corte Costituzionale.
fino a giungere all'affermazione di un'idea di Europa unita. Unita nei valori condivisi e comuni e non solo in sterili meccanismi economici. Ma questa giornata deve essere anche la testimonianza della volontà comune degli italiani di riconoscersi nei valori fondamentali della Costituzione, la libertà, la solidarietà, la sussidiarietà, che hanno garantito più di 60 anni di convivenza democratica e civile, attraverso la consapevolezza che la libertà, la democrazia e la pace si possono garantire solo con la condivisione comune dei grandi principi che ispirarono i padri costituenti e che riuscirono ad unificare uomini pur radicati in forti contrapposizioni ideali ed ideologiche. Ed è questa memoria che deve nascere l'impegno di tutti a non abbassare mai la guardia verso ogni forma di oppressione, di barbarie, di distruzione umana che purtroppo ancora oggi affliggono la nostra umanità. Su queste basi, da alcuni anni, molti politici di spicco parlano di riconciliazione nazionale. La testimonianza odierna deve ribadire il netto rifiuto verso tutto ciò che è sopraffazione, verso tutto ciò che affligge la dignità umana. Il dovere di tutti, in primo luogo delle istituzioni, è quello di favorire la soluzione negoziata dei conflitti, di promuovere la distensione dei popoli e delle nazioni anche attraverso lo sviluppo economico e sociale e la civile convivenza. A tal proposito rinnovo il più grande riconoscimento ai nostri volontari, alle forze armate, a tutte le persone impegnate costantemente, con immenso spirito di sacrificio, nei più disparati teatri di battaglia, per quello che spero possa diventare al più presto un nuovo terreno di pace da cui possa germogliare libertà e prosperità. Mi unisco infine all'appello del governo italiano nella richiesta di liberazione dei nostri marò in India. Difficilmente in luoghi dove le tensioni sociali e politiche prevalgono sull'equità di giustizia potrebbero trovare un processo giusto. Viva il tricolore e viva l'Italia!